Città Oscure, un podcast di Romano Baratta. L'uomo ha tre ambiti della materia, è costituito da tre ambiti della materia. La materia fisica, la materia emozionale e la materia mentale. Una città dovrebbe stimolare questi tre ambiti dell'uomo, quindi soddisfarli per permettere all'uomo di evolvere e di vivere bene. Quindi una città deve essere costruita su tre livelli: livello fisico, livello emozionale e livello mentale, tale da permettere all'uomo di evolvere e di essere soddisfatto. Quindi una città deve avere degli elementi, delle basi per permettere a questi tre livelli di essere soddisfatti. E questi sono, per esempio, uno di questi elementi, di queste basi, sono i servizi, la cultura, lo svago, il commercio e l'economia, la natura, il benessere, e quindi lo sport, la meditazione. Questi sono gli elementi che permettono alla città di essere costruita su tre livelli, tale da stimolare l'uomo e i suoi ambiti di cui è costituito. Tutto ciò però, per avere senso, deve essere amalgamato, deve essere condito, deve essere tenuto assieme da un legante che è la bellezza. La bellezza è fondamentale per far sì che tutti questi elementi, queste della città, siano di qualità, siano di valore, siano interessanti e non semplici elementi tanto per esistere, per essere presenti. Quindi una città deve avere elementi di qualità basati sulla bellezza. Per sfruttare questi, se una città è costruita su queste basi, è chiaro che permette all'uomo di sfruttare nell'arco temporale della giornata questi elementi. E l'arco temporale della giornata di un uomo è costituito dal momento del riposo, il momento del lavoro, il momento dello studio e del tempo libero. Questi elementi permettono, nell'arco di una giornata, l'uomo di sfruttare la qualità della città, i suoi valori ed essere soddisfatto. E quindi una persona può accedere alla cultura nel momento di studio oppure nel momento di svago, può lavorare nel mondo del commercio, dei servizi, ma anche nel mondo della natura, nell'ambito della cultura. Nel tempo libero può meditare, può fare benessere e sport, può andare in giro per la natura e osservarla, può semplicemente svagarsi o magari accedere a luoghi di cultura come i musei, le biblioteche per alimentare la propria sete di cultura. Nel momento del riposo, chiaro che principalmente è quello delle ore di dormire, quindi la gente dove va, praticamente una città deve offrire adeguati luoghi dove vivere, quindi residenziali, case. Quindi si riposa, ma anche magari per chi non vive in zona nell'ambito del commercio e dell'economia ci saranno del riposo negli alberghi, negli hotel. Ma il momento del riposo può essere anche un riposo mentale, quindi la meditazione, benessere sport, natura o svago. Quindi è chiaro che una città costruita su queste basi permette all'uomo di essere soddisfatto e stimolare i suoi tre ambiti di cui è costituito: la materia fisica, la materia emozionale e la materia mentale,
E permette quindi nell'arco della giornata di rendere piena e positiva la giornata dei cittadini e di tutte le persone che prendono parte alla vita urbana di una città. Città Oscure, un podcast di Romano Baratta.